Lavoro e formazione sono questi gli ambiti più importanti del programma politico di Antonella Laricchia, candidata presidente alla Regione Puglia per il Movimento 5 Stelle, che accompagnata dal consigliere regionale brindisino Gianluca Bozzetti ha inaugurato il comitato elettorale di Brindisi. Il lavoro, ha detto la Laricchia, è il tema più sentito dai pugliesi. Per questo l'obiettivo è quello di utilizzare al meglio l'ARPAL, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, che ad oggi non svolge la sua funzione e verrebbe utilizzata dal governatore Emiliano per allargare il proprio bacino elettorale. Noi invece abbiamo intenzione di valorizzare questa agenzia, di farla funzionare appieno, scegliendo le persone giuste al posto giusto, assolutamente in maniera trasparente e meritocratica. Laricchia ha poi confermato che non c'è alcuna possibilità di alleanza né tecnica né politica con Emiliano, mentre riguardo il passo indietro del Movimento 5 Stelle rispetto alla proposta sulla doppia preferenza di genere approvata in commissione, risponde così. Dal 2016 c'è una legge dello Stato italiano che impone di adeguarsi, altrimenti si rischia addirittura l'annullamento delle elezioni. Non è impossibile trovare un giudice amministrativo che possa annullare le elezioni. Di conseguenza, noi che non abbiamo mai avuto bisogno della doppia preferenza di genere per promuovere le donne all'interno della politica, adesso abbiamo fatto una proposta che non serve a noi di fatto, ma serve evidentemente alle altre forze politiche che invece sono ancora molto indietro dal punto di vista culturale.